Al via gli stati generali della natalità, Italia in piena crisi demografica, a rischio 500 miliardi di PIL e 11 milioni di italiani in meno entro il 2070. Mattarella, agevolare la formazione della famiglia. La BCE rilancia l'allarme inflazione, aspettative nei prossimi 12 mesi in rialzo di circa mezzo punto al 5%, peggiorano anche le attese sulla crescita economica. Domani a Genova cittadini e portuali insieme in piazza contro l'ipotesi di trasferimento del polo chimico, al Senato presentate due interrogazioni al governo. Vittorio Pisani nominato capo della polizia, nel suo curriculum la cattura del boss casalese Michele Zagaria, sostituisce Lamberto Giannini, ora prefetto di Roma. TAV Lione-Torino, dalla Francia ipotesi di rinvio dei lavori al 2043, botta e risposta tra i ministri dei trasporti, Salvini rispettate gli accordi, Bonet, il calendario resta immutato. CMR elettronico, Europa e sostenibilità, i temi stasera al centro della puntata di Alice Channel Talk, tra gli ospiti l'eurodeputato della Commissione Tran, Carlo Fidanza. Buonasera. Un'Italia in piena crisi demografica, un paese in cui si fanno sempre meno figli. È lo scenario emerso oggi nel corso della terza edizione degli Stati Generali della Natalità, evento dedicato all'analisi della dinamica negativa che caratterizza il nostro paese, alle prese con nascite che registrano nuovi minimi storici. Nel 2022 339.000 nuovi nati a fronte di 700.000 morti, un dato preoccupante e che a lungo termine avrà pesanti riflessi economici e sociali. Le previsioni infatti parlano di 500 miliardi di PIL e 11 milioni di italiani in meno entro il 2070. Bisogna agevolare la formazione della famiglia, ha dichiarato per l'occasione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle istituzioni spetta il compito di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita. Ma l'impatto del calo demografico non risparmia nemmeno il mondo dell'istruzione. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha definito il quadro come allarmante. Fra 10 anni, dagli odierni 7,4 milioni di studenti dato 2021, nell'anno scolastico 2033-34 si scenderà a poco più di 6 milioni, a ondate di 110-120 mila ragazzi in meno ogni anno. Se a ciò aggiungiamo il fenomeno cosiddetto della fuga dei cervelli, risulta purtroppo piuttosto credibile che se l'andamento demografico rimanesse quello attuale, fra 30 anni saremo 5 milioni in meno e fra questi avremo perso 2 milioni di giovani. Di conseguenza, l'organico docente, che è una variabile dipendente degli studenti, rischierebbe di passare dagli attuali oltre 684 mila cattedre a circa 558 mila nel 2033-2034, con una riduzione di 10-12 mila posti di lavoro ogni anno. Il Consiglio dei Ministri ha nominato oggi il nuovo capo della Polizia. Si tratta di Vittorio Pisani, attuale vice direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, con una lunga esperienza nell'intelligence italiana e nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata. Pisani infatti è uno degli autori della disarticolazione del clan dei Casalesi in Campania e della cattura dei superlatitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine. L'uscente Lamberto Giannini diviene il nuovo prefetto di Roma, mentre è invece slittata, presumibilmente al prossimo CDM, la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, con l'esecutivo che avrebbe trovato l'intesa sul nome di Andrea De Gennaro. E mentre il Consiglio dei Ministri approva inoltre un nuovo pacchetto di semplificazioni dei procedimenti amministrativi, la crisi migratoria resta uno dei temi più caldi a livello nazionale ed europeo. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato da Praga alle critiche al governo italiano giunte nei giorni scorsi da Francia e Spagna. La Premier ha smorzato le tensioni definendo gli attacchi di Parigi e Madrid come questioni di politica interna che segnalano qualche difficoltà di consenso.
Mentre da Parigi e Madrid arrivano bordate contro il suo governo, Giorgia Meloni è a Praga e incassa il sostegno pieno di uno dei suoi più stretti alleati. Prima nel faccia a faccia e poi nelle dichiarazioni alla stampa, Peter Fiala si schiera al fianco della premier italiana, presidente del gruppo dei conservatori europei, di cui il primo ministro ceco è esponente di spicco. La necessità di un cambio di passo sui migranti, la riforma del patto di stabilità, la battaglia per limitare l'impatto sull'automotive della direttiva sui veicoli green sono tutti dossier su cui Fiala sostiene e spinge le proposte di Meloni. Tutti i dossier, si ragiona nel governo, su cui anche i leader europei cui ministri oggi attaccano l'Italia dovranno sedersi a parlare con Meloni. Dietro questa osservazione c'è la lettura che la strategia anti-Meloni attuata da Parigi e Madrid in queste settimane è soprattutto un problema se non un imbarazzo per francesi e spagnoli, notano fonti dell'esecutivo. È un regolamento di conti interni, per usare le parole scelte da Meloni al termine del doppio incontro con Fiala e con il presidente della Repubblica Ceca, Peter Pavel, intramezzato da una breve visita guidata nel millenario castello di Praga. A Palazzo Chigi non vedono alcun problema politico con Francia e Spagna, fino alle elezioni europee e il ragionamento che fa chi nel governo è più vicino alla premier, in Francia andranno avanti così per aggirare lo spettro di Le Pen, che poi con Meloni non ha nulla a che fare. E sembrava essersi aperto intanto un nuovo fronte di scontro tra Italia e Francia. Il governo francese starebbe infatti valutando di rinviare di ulteriori 10 anni la realizzazione della tratta di sua competenza della TAV Torino-Lione almeno al 2043, perché troppo cara. Notizia che ha generato oggi un botta e risposta tra Roma e Parigi. Siamo preoccupati per la titubanza di Parigi, dalla quale ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi, ha dichiarato il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. L'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare un voltafaccia su un'opera importante per tutta l'Europa. Non è tardata la risposta dell'omologo francese Clément Bonnet, che ha precisato: non abbiamo deciso nessun rinvio, il nostro calendario resta immutato. E veniamo ora alla fotografia scattata dall'Istat con il rapporto pubblicato oggi sulle condizioni di vita e sulla soddisfazione dei cittadini italiani. Nel primo trimestre del 2023 il 46% degli intervistati ha dichiarato una elevata soddisfazione per la propria vita, dati in significativo aumento in particolare tra i giovani, dove è balzato dal 64% all'80%. Un dato negativo, ma atteso, è invece quello che riguarda la situazione economica, con il 35% delle famiglie italiane che dichiara un peggioramento delle condizioni finanziarie in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2021. E parliamo ora di giovani ed occupazione con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, che dopo aver lanciato ieri l'allarme sull'impatto economico negativo del forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro ha portato oggi l'attenzione sui NEET, ovvero i ragazzi che non studiano e non lavorano. Abbiamo a disposizione oltre 800 milioni di euro di fondi europei, ha affermato la ministra. L'obiettivo è raggiungere quota 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30. Intanto dall'INPS arriva un nuovo allarme sul gap salariale. Sono sempre maggiori le disuguaglianze tra giovani e anziani. La rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione fa aumentare la spesa dell'INPS mentre restano al palo le retribuzioni e di conseguenza i contributi versati. Cresce così il rischio di creare un buco nelle casse dell'istituto previdenziale, oltre a quello di penalizzare oltremodo i lavoratori che, a differenza dei pensionati, non recuperano il potere d'acquisto. L'allarme è stato lanciato dalla presidente dell'INPS Tridico, che nel corso di un convegno sulle disuguaglianze salariali ha ribadito la necessità di introdurre nel nostro paese un salario minimo, misura che,
salvaguarderebbe almeno le fasce coi redditi più bassi, adeguandosi anche questo all'aumento dei prezzi. Le ricerche presentate al convegno hanno fotografato un paese nel quale cresce la disuguaglianza salariale tra giovani e anziani, ma anche quella tra lavoratori a basso reddito e lavoratori ad alto reddito. Tra le paghe di giovani e anziani, il gap è aumentato del 19% tra il 1985 e il 2019, sebbene l'età media si sia significativamente alzata da 35,8 a 42,7 anni e sia più difficile reperire sul mercato lavoratori giovani. La Banca Centrale Europea rilancia l'allarme inflazione. Le aspettative dei cittadini comunitari per i prossimi 12 mesi sono salite ai massimi da 3 anni, al 5%, in rialzo di quasi mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Permane dunque un forte clima di incertezza, per il quale l'obiettivo del 2% appare ancora molto lontano. E mentre l'inflazione rimarrà elevata più a lungo del previsto, peggiorano inoltre le attese sulla crescita economica, che scendono per i prossimi 12 mesi al meno 1%. In considerazione di questo contesto, il membro del consiglio direttivo della BCE, Joachim Nagel, ha annunciato oggi che non sono esclusi nuovi rialzi dei tassi anche dopo agosto. La stretta monetaria potrebbe non concludersi con l'estate, ha dichiarato Nagel, e una volta che i tassi avranno raggiunto il punto terminale, vi dovranno rimanere a lungo. Ma torniamo in Italia. Confermata per domani la manifestazione di cittadini e portuali genovesi che scenderanno in piazza contro l'ipotesi di trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a San Pier d'Arena all'interno del porto ligure. Alla manifestazione, indetta negli spazi adiacenti a Palazzo San Giorgio dal municipio Centro-Ovest, prenderanno parte anche Camalli, Officine San Pier d'Arenesi e i comitati che da tempo si oppongono al progetto dell'amministrazione comunale. Sarà inoltre presente il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso, vicepresidente della Commissione Ambiente e Trasporti, che ha presentato 2 interrogazioni al Senato ai ministri Salvini e Pichetto Fratin per denunciare le problematiche e i rischi del possibile dislocamento del polo petrolchimico a Ponte Somalia. Ad esprimere pieno sostegno all'iniziativa del municipio Centro-Ovest anche il senatore Antonio Misiani, responsabile economia e infrastrutture della segreteria nazionale del PD, che ha definito arrogante la decisione del sindaco Bucci, una scelta, ha dichiarato Misiani, che comporta pesanti rischi per la salute pubblica e per la sicurezza e che avrà ripercussioni molto negative sui traffici e sui livelli occupazionali. CMR elettronico, sostenibilità, politiche europee e sicurezza della mobilità, gli argomenti che verranno affrontati questa sera nella nuova puntata di Alice Channel Talk in onda alle ore 21 sui nostri canali. Ospiti di Antonio Arrigo saranno il segretario generale di Alice, Francesca Fiorini, l'eurodeputato della Commissione TRAN, Carlo Fidanza, il Business Development and Institutional Relations Manager di Video Continental, Alessio Sitran, e il consigliere del CNEL, nonché coordinatore della consulta per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, Gianpaolo Gualaccini. Ascoltiamo un estratto. Sulla questione del pacchetto mobilità, noi effettivamente abbiamo avuto una contrapposizione piuttosto dura e anche trasversale rispetto ai gruppi politici, perché, come richiamava lei giustamente, è stata soprattutto una contrapposizione di modello culturale, direi, quindi una contrapposizione geografica, da cui è scaturito un compromesso che sicuramente sancisce dei passi avanti per quanto riguarda, diciamo, la prospettiva, la visione italiana. Probabilmente non ottimali, come sempre quando si tratta di compromessi, poi alla fine, insomma, la politica e la fase di regolamentazione inevitabilmente porta con sé compromesso, però certamente si cominciano ad affermare
dei principi e dei temi che fino a qualche anno fa erano rimasti tabù. Dobbiamo essere indubbiamente sostenibili, ma dobbiamo esserlo anche in un'ottica, come dire, di competitività, e quindi dove ho un comparto che compete per la migliore qualità del servizio offerto piuttosto che per il più basso costo del servizio stesso. Una migliore qualità del servizio può anche significare migliori livelli di marginalità, quindi migliore capacità poi delle aziende di trasporto di investire in, per esempio, il rinnovo del parco circolante. Oggi abbiamo in Italia un parco circolante che ha un'età media di 14 anni, per cui a volte si fa un po' fatica a parlare di digitalizzazione e connettività da una parte, quando poi la realtà, certo, vede un parco circolante ancora piuttosto vetusto. Quindi è un processo da affrontare insieme, e coinvolgendo tutte le parti sociali, per vedere che cosa realmente si può fare, perché poi essendo cose innovative c'è sempre una certa resistenza. Un conto sono i modelli, un conto sono poi le applicazioni concrete. È una strada lunga che però vale la pena sicuramente, come dire, iniziare a percorrere. Veniamo agli esteri. Per una controffensiva abbiamo bisogno di più tempo, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito all'avanzata delle truppe ucraine nel Donbass, che ha permesso la liberazione di oltre 2 chilometri di territorio vicino a Bakhmut. Ci riprenderemo tutto, ha continuato il leader di Kiev, ma l'esercito necessita ancora degli aiuti occidentali promessi. Proprio oggi Londra ha confermato l'invio all'Ucraina di missili da crociera a lungo raggio, scatenando la reazione del Cremlino, che ha minacciato un'adeguata risposta da parte di Mosca, ma che al contempo ha ammesso la situazione è difficile e gli obiettivi dell'operazione speciale russa sono ancora lontani. Intanto nuovi attacchi sono avvenuti a Zaporizhia con le forze ucraine che hanno denunciato l'utilizzo di bombe a grappolo, mentre Londra ha fatto sapere di voler inserire il gruppo paramilitare russo Wagner nella lista dei gruppi terroristici. Sì. Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, può diventare un nemico pubblico dell'Europa a tutti gli effetti. Londra infatti si attrezza per bollare definitivamente la formazione paramilitare russa come organizzazione terroristica. Un passo che, se concretizzato, costituirebbe una svolta su più piani e soprattutto una misura apripista cui guardano con interesse altri paesi del vecchio continente, a partire dalla Francia. L'iniziativa di Londra, secondo il Times, potrebbe prendere forma nel giro di poche settimane. Citando una fonte governativa, il quotidiano scrive che il Ministero dell'Interno britannico sta lavorando a questa strategia da 2 mesi e la formalizzazione dovrebbe arrivare in poche settimane. Una volta emanato, il provvedimento riconoscerebbe come reato il fatto di appartenere alla Brigata Wagner, di partecipare alle sue riunioni, ma anche incoraggiarne il sostegno o mostrare il suo logo in pubblico. E questo, spiega il Times, renderebbe tra l'altro di fatto impossibile il gruppo e i suoi membri l'utilizzo dei tribunali nel Regno Unito. Duplice quindi la valenza di un simile provvedimento: da una parte mettere definitivamente all'indice l'organizzazione che in questi mesi nella guerra in Ucraina ha avuto un ruolo militare significativo, dall'altra azzerare le attività di Yevgeny Prigozhin, oggetto di pesanti sanzioni imposte da Londra, che il capo della Wagner continua ad aggirare. Veniamo alle condizioni meteo. Una bufera di neve si è abbattuta ieri sulla Marmolada, con un accumulo di neve di oltre mezzo metro in 24 ore. È la doppia faccia di questo mese di maggio, che ci regala ancora tempo instabile e fenomeni atmosferici al di fuori delle medie stagionali. Nel dettaglio, nella giornata di domani è previsto un netto miglioramento al sud, con sole e temperature in aumento, mentre il maltempo continuerà ad interessare le regioni del centro-nord, dove sono attesi rovesci e piogge diffuse. Resta delicata la situazione in Emilia-Romagna, dove domani è atteso il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che farà visita alle zone maggiormente colpite. E cambiamo argomento. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando di gara per la partecipazione alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica lungo la rete delle superstrade italiane e nei centri urbani.
Per un investimento complessivo di quasi 300 milioni di euro saranno installate 6.500 stazioni di ricarica rapida. Le opere inserite nei progetti da realizzare grazie ai fondi PNRR rientrano nel quadro di un più ampio investimento da oltre 700 milioni che porterà sulle strade italiane oltre 20.000 colonnine entro giugno 2026. 9 milioni e mezzo di euro, questo lo stanziamento disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i porti di Ancona, Marghera, Termini Imerese e Trieste, che così ottengono i finanziamenti per i propri progetti di manutenzione straordinaria e di adeguamento infrastrutturale alle nuove necessità del comparto marittimo portuale. In chiusura del nostro TG di questa sera vi proponiamo una breve anteprima dello speciale di Alice Channel che sarà trasmesso domani alle 16 sui nostri canali e che sarà dedicato alla 20ª edizione della Ferry Conference di Shipax, evento dedicato alla transizione energetica dello shipping e che quest'anno si è svolto a bordo della nave Cruise Barcelona del gruppo Grimaldi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buon proseguimento di serata. Shipax Conference 2023. 500 delegati a bordo della Cruise Barcelona del gruppo Grimaldi. Un viaggio a corto raggio nel mezzo del Mediterraneo, un viaggio su una nave d'avanguardia, un viaggio tra le migliori menti dello shipping europeo ed internazionale.